Un saluto ai nostri telespettatori. È da poco che si è concluso il referendum consultivo sulla carta costituzionale e noi, ecco, oggi ospitiamo i portavoce, quindi copriamo l'intero territorio molisano con le persone che hanno coordinato il comitato per il no. Ecco, possiamo dire che sono i vincitori. In realtà, ecco, loro si identificano come le persone che hanno evitato che ci sia stato un ribaltamento, no, delle posizioni costituzionali, e quindi si sentono un po' come i difensori della Costituzione. Naturalmente parlano a nome dei tanti che hanno aderito al comitato. Noi li ospitiamo volentieri per sapere com'è andata da loro, ecco, per avere una sorta di valutazione generale delle cose e anche e soprattutto per capire il futuro, cioè quello che succederà nei territori, quello che succede nel paese, ma anche che, come dire, a cosa poi serve, se possiamo definire, ecco, la parola servire tra virgolette, naturalmente, il consenso importante e significativo che c'è stato per il no. Ecco, ve li presento subito, naturalmente sono amici, persone che con noi hanno avuto una presenza anche all'interno della televisione per tanto tempo, ma anche attraverso le varie manifestazioni e le iniziative che hanno nel tempo, ecco, portato avanti, e non solo come Comitato per il No, infatti sono persone impegnate su più fronti, su fronti politici, ma anche e soprattutto su fronti sociali. Grazie della vostra presenza, grazie a Michele Barone, grazie a Davide Vitiello e a Celeste Caranci. Ecco, con voi rappresentiamo tutto il Molise. Quindi possiamo, come dire, fare una sorta di fotografia della campagna elettorale, di che cosa è stato e quindi analizzare un po' i risultati dal punto di vista, come dire, complessivo. Io voglio solo, ecco, prima di darvi la parola, ricordare anche per i nostri telespettatori, i risultati sono questi, insomma. In provincia di Campobasso il no ha ottenuto il 60,11% a fronte di un 39,89% per il sì. In provincia di Isernia ha ottenuto il 62,59% a fronte di un 37,41%. Ecco, un primo vostro intervento con una valutazione vostra personale, e se c'è qualche sottolineatura particolare che volete fare. Io comincerei con Michele Barone, che è il portavoce, possiamo dire, complessivo, anche se il suo territorio di competenza è tutta la provincia di Campobasso, una parte di Campobasso e attorno. Poi ci sta Davide Vitiello, che rappresenta poi il Termoli e la zona della costa, ma non solo, l'Arino, insomma, quella zona di quel luogo lì. E poi abbiamo Caranci Cereste, che rappresenta un po' la parte, ecco, si è mosso nell'ambito della provincia di Isernia. Allora, Michele Barone. Anzitutto un saluto ai telespettatori e ai cittadini e un ringraziamento vivissimo da parte nostra, perché è stato un risultato straordinario, un risultato di popolo, un risultato che nessuna forza politica può intestarsi, perché questa è una vittoria del popolo italiano, una vittoria di libertà e di dignità. Secondo noi, e quindi un ringraziamento anche ai molisani che hanno contribuito in maniera egregia a questo risultato nazionale, superando complessivamente di circa un punto la media nazionale, e in particolare nella provincia di Isernia. Ho già provveduto a complimentarmi con il mio collega di Isernia con un pizzico di invidia, ovviamente una battuta, è andata particolarmente forte, ma anche la provincia di Campobasso ha tenuto, ed è un risultato molto chiaro del quale vogliamo ringraziare i nostri concittadini.
Una prima impressione, ecco, questo no è un no che ha molti significati, non possiamo cadere nell'errore che fa la nostra controparte di dire il sì appartiene al Partito Democratico, e questo è un errore che conferma tutti gli errori della campagna elettorale. È un no che ha tanti significati. Dal mio punto di vista, in primo luogo, c'è un grido sociale, soprattutto da parte dei giovani, ed è un grido fortissimo. Penso che Davide poi lo specificherà perché ci tiene particolarmente, ma i giovani al 70% hanno votato no, e questo è un dato che deve interrogare la politica. E poi è stato un no ai singoli contenuti della riforma, perché è chiaro che molte persone sono entrate anche nel merito della riforma mi piace pensare anche un po' grazie al nostro sforzo di portare le informazioni vere che la televisione nazionale non dava nei territori, abbia contribuito a far riflettere la popolazione sui singoli aspetti della riforma. Ed è questa stata la nostra forza, perché noi non abbiamo avuto nessun tipo, non ci siamo dati nessun tipo di titolo, di cariche, abbiamo solo, alcuni di noi si sono spesi ma particolarmente per coordinare un lavoro comune. Il nostro comitato è un comitato plurale che ha visto tanti partiti, associazioni, movimenti partecipare e dare il proprio contributo, quindi nessun personalismo. E poi un no, secondo me, alla filosofia complessiva che ha ispirato la riforma, e cioè quella della governabilità senza porsi il problema del consenso, in cui comanda uno solo al di là della reale compagine sociale. Ecco, noi crediamo che porsi il problema della stabilità di governo senza porsi il problema di quanto quel governo trova il consenso dei cittadini è un'impostazione sbagliatissima. Noi vogliamo meno potere e più consenso, non più potere e meno consenso. E quindi una filosofia generale. E poi un no ai metodi con i quali è stata posta in essere e portata avanti questa riforma. E questo è collegato, questo aspetto, a quello che dicevo prima. E quanto al primo profilo, cioè ai metodi con i quali è stata posta in essere, io voglio essere molto chiaro, rivolgendomi anche ai sostenitori del sì, e non ai cittadini che hanno votato sì, dai quali pure secondo me c'è un'istanza di cambiamento, seppur in direzione diversa da quella che pensavamo noi, ma io mi voglio rivolgere direttamente a quella classe dirigente che ha portato avanti con veemenza le ragioni del sì. E voglio dire che da oggi è finita in maniera definitiva la stagione delle grandi riforme istituzionali imposte dal governo e approvate a maggioranza. Basta, questo ha detto il popolo italiano, e quindi da oggi in poi non si potrà più procedere in questo modo, mai più. Con riguardo al secondo aspetto, cioè al fatto, a come è stata portata avanti la campagna, io mi auguro che da oggi si apra una stagione in cui le lotte vengono condotte sulle idee e non contro le persone. Dobbiamo assicurarci per il nostro paese che questi atti di volgarità, figli di una politica imbarbarita, non si ripetano mai più. E mi auguro inoltre che il costume della menzogna venga da oggi progressivamente abbandonato da chi ricopre funzioni e incarichi pubblici, e che la strategia, anch'essa menzognera, della paura sia stata una volta per tutte neutralizzata. Non mi sembra sia crollato nulla, né che si siano posti problemi che non ci fossero già prima del referendum. Sarebbero gradite per questo le scuse, per dirne una, del Financial Times e di chi ne ha sostenuto le teorie. Questi soggetti dovrebbero umilmente prendere atto della propria clamorosa incompetenza con riguardo alle previsioni in campo finanziario. Ecco, questi, secondo me, scusate se ho letto, ma non volevo dimenticare nulla delle riflessioni che ho voluto fare, sono le principali ragioni che stanno all'interno del no. E secondo me questo è stato un no lungimirante. Ecco, il nostro slogan era: ci sono i no che guardano al futuro. È stato un no lungimirante e non un no per bloccare il cambiamento, per bloccare tutto, ma è un no assolutamente per dire che bisogna non fermarsi ma andare nella direzione opposta. Questo è significato il no, quindi un no carico di proposte alternative. E noi diciamo, secondo noi, che è finita l'ubriacatura e l'arroganza del potere. Questo è il significato profondo del no. Caranci,
Beh, innanzitutto io vorrei ringraziare i cittadini molisani e di Isernia in particolar modo, con i quali ho avuto possibilità di parlare, di discutere e di dibattere in questo periodo che non è, come dire, circoscrivibile soltanto alla campagna referendaria degli ultimi mesi. Questo tentativo di stravolgimento della Costituzione, questo ultimo tentativo, è iniziato 3 anni fa, in realtà. Noi abbiamo già costituito 3 anni fa un comitato per la difesa della Costituzione e per l'attuazione della Costituzione, poi dirò anche perché questa seconda parola, attuazione, che è molto importante. E abbiamo iniziato a lavorare su questi temi già 3 anni fa, quando invitammo anche il dottor Magrone, il magistrato Nicola Magrone ad Isernia, quando poi abbiamo partecipato a una manifestazione nazionale con Stefano Rodotà, Maurizio Landini, eccetera. E quindi questa, secondo me, è stata la campagna, come dire, elettorale, in questo caso referendaria, più lunga che si ricordi, almeno in Italia, e che ha dato un esito che tutti sappiamo per noi estremamente positivo, al di là delle più rosee previsioni. Io nelle ultime settimane, io ero molto ottimista, devo dire la verità, in qualche modo mi ero avvicinato a un risultato del genere, però gli ultimi giorni ero rimasto molto perplesso perché si vedevano dei movimenti molto strani. Ci sono stati movimenti davvero sotterranei, gli amministratori locali, le televisioni nazionali, eccetera, eccetera, lasciavano qualche margine di dubbio. I cittadini hanno tagliato la testa al toro e hanno detto di no a tutto questo. Sono rimasti delle loro convinzioni, anzi, come diceva Michele, giustamente, più la campagna è andata avanti e più i cittadini hanno dimostrato di apprezzare un discorso su un'informazione di merito delle questioni. Quindi ringraziamenti innanzitutto ai cittadini. Secondo ringraziamento ai tanti militanti, io li chiamo appunto i difensori della Costituzione, che vanno molto al di là anche di quelli che sono stati gli appartenenti, i militanti dei comitati nei quali noi li abbiamo coinvolti. Uno schieramento molto trasversale, devo dire. E da questo punto di vista la Costituzione ha dimostrato ancora una volta la sua fecondità, la sua vivacità. Noi abbiamo incontrato il nostro comitato, sia regionale che isernino, era in gran parte fatta di persone, di associazioni, di movimenti, comitati, liste civiche, eccetera, orientate prevalentemente a sinistra, diciamo, questo non è un segreto per nessuno, ma nel percorso che abbiamo fatto abbiamo incontrato cittadini di qualsiasi estrazione che hanno riconosciuto che la nostra Costituzione, così come noi abbiamo detto, non si toccava perché era superiore a quelle che erano le appartenenze politiche e soprattutto i valori che esprimeva e che esprime sono superiori a quelle che sono le contingenze momentanee, sono superiori a quelle che sono le piegature, le distorsioni che molti avevano voluto darle. L'ultimo ringraziamento lo voglio fare alle televisioni locali. Ma non lo dico per piaggeria, davvero. Io l'ho detto anche nella conferenza stampa che abbiamo convocato l'altro giorno ad Isernia, mattina a tamburo battente, per festeggiare e per dire qualcosa, perché insieme ai comitati locali e alle televisioni locali hanno avuto una funzione davvero di supplenza, in qualche modo, rispetto a quella che è stata l'informazione generale o generalista di tipo nazionale. Noi abbiamo avuto, e questo è un vulnus che andrà sanato in futuro, e poi dirò qualcosa magari quando, se eventualmente parleremo delle prospettive, le proposte, eccetera, che in qualche modo i comitati locali e le televisioni locali hanno sanato, hanno dato cioè la possibilità di esprimere davvero dalla base della società italiana, anche perché
uno dei tentativi che è stato fatto e che si voleva realizzare con questo stravolgimento e deforma costituzionale è l'accentramento dei poteri e delle funzioni anche rispetto ai poteri e alle funzioni dei territori locali e delle espressioni locali. Grazie a tutti quanti i soggetti di cui ho parlato. Mi associo, scusa, alle televisioni, rispetto alle televisioni e alle testate. Io vi ringrazio, mi metto anche a nome anche degli altri. Credo che sia, come dire, un percorso significativo e importante. Io dico anche un po' per i nostri telespettatori. Io credo che questo referendum sia stato un referendum completamente diverso da tutti gli altri. Cioè, gli altri referendum eravamo chiamati come cittadini a un, come dire, un livello di civiltà o meno, no? Rispetto ad alcuni quesiti, ma qui parliamo della Costituzione, un pezzo, come dire, di vita, no? Nostra, che ci appartiene. E allora è chiaro che qui, come dire, non si poteva fare una scelta quasi ragionieristica sulla norma, no? Su quella dimensione della pacondice o altro, no? Qua si doveva fare anche una scelta sul dare un'informazione il più corretta possibile, perché ecco, la posta in gioco era qualcosa di diverso, era la Costituzione. Io credo che molti di noi, ecco, non se la sono sentita neanche di rimanere, come dire, distanti da una dimensione del genere, perché prima di essere giornalisti e di accettare una dimensione di equidistante, questa volta insomma si trattava di qualcosa di completamente diverso, e quindi è chiaro che ci siamo schierati nel senso di una informazione il più corretta possibile. E siccome, ecco, c'era una sorta, come dire, di armata grossissima, no? Con un impegno grosso che dava una informazione al paese assolutamente di parte, perché se si muove un Presidente del Consiglio, come dire, può far passare il referendum in qualunque dichiarazione. Quindi il Presidente del Consiglio, anche se parla dell'Albania o degli emigranti, insomma, o di altro, può sottolineare un aspetto della campagna referendaria. E allora, insomma, ci è sembrato giusto dare un po' tutte le motivazioni su quei 47 articoli che si cambiavano in toto, e lì, insomma, ci è sembrato quantomeno, insomma, opportuno dare la sottolineatura. Credo che posso parlare anche a nome degli altri, voglio dire, perché credo che la scelta sia stata fatta un po' da tutti quanti in questa direzione. Davide Vitier. Sì, ovviamente mi associo anche ai ringraziamenti anche a questa TV che oggi ci ospita, a te in particolare. Il risultato referendario è ovviamente straordinario, anche in Molise, in provincia di Isernia il 70% e oltre, in provincia di Campobasso il 60%, anche nei territori, nei comuni compresi nel territorio basso molisano, il dato è ovviamente quello. Addirittura a Termoli abbiamo avuto un successo oltre il 65% di consensi. Io devo dire anche inaspettato, perché insomma pochi giorni prima delle elezioni anche con Michele eravamo un po' preoccupati, ecco, anche la preoccupazione di Celeste è emersa almeno antecedentemente al voto. E, per oltre la preoccupazione c'è stata una risposta straordinaria di partecipazione appunto popolare, e molta di questa partecipazione è venuta fuori da, appunto, da cittadini che probabilmente oggi non si sentono più rappresentati dai partiti politici, ma che hanno capito il pericolo che veniva appunto da una riforma che noi più volte, e come comitato molisano per il no, abbiamo ritenuto essere appunto una riforma pericolosa, perché, come ha detto giustamente Celeste, accentrava i poteri nelle mani del governo, anche a discapito delle autonomie locali e dei comuni, anche dei piccoli comuni in particolare, anche della nostra regione, la 20ª regione italiana. E quindi una partecipazione straordinaria
anche da parte dei giovani. Michele, c'è il 70%, addirittura nella fascia compresa tra i 18 e i 34 anni di età c'è stata una partecipazione dell'80%, un 80% di giovani che ha detto no a questa riforma costituzionale. E allora occorre seriamente interrogarsi su questo dato e noi lo diciamo anche ai referenti locali del Comitato del Sì: interrogatevi su questo dato, interrogatevi prima che sugli effetti del voto, sulle cause che hanno portato l'80% di giovani a dire no a questa riforma. Chiamatelo voto di pancia, chiamatelo voto di protesta, ma perché i giovani votano no? I giovani votano no forse perché sono la generazione che sta soffrendo di più le politiche adottate negli ultimi anni, le politiche di stampo neoliberista che sono state spinte anche da questo governo uscente, dal governo Renzi. I giovani hanno votato no perché è stato abolito l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, perché è aumentata a dismisura la vendita di voucher, 107 milioni di voucher venduti dal 1 gennaio ad oggi, perché è aumentata lo sfruttamento del lavoro. Ecco perché i giovani votano no. E come puoi recuperare o sperare che i giovani votino sì quando sono stati i primi ad essere penalizzati dalle scelte di questo governo e dei governi che negli anni anche si sono succeduti? È chiaro che è anche un voto di protesta ed è anche un voto contro l'attuale governo, contro il governo uscente e contro il Premier. È un voto anche nel merito della riforma costituzionale, che è una riforma oggettivamente pericolosa, fatta da un governo che chiaramente era solamente intenzionato ad escludere il più possibile i cittadini dalla partecipazione politica ed elettorale, perché toglieva il diritto di voto al Senato dopo che già l'aveva tolto alle province. Abbiamo visto tutti come sono state elette le province, sia a Isernia anche a Campobasso, da un'elite politica che si sceglie i suoi consiglieri e il suo presidente, appunto vengono scelti tra di loro e i cittadini non sanno assolutamente nulla. Ma che razza di democrazia è questa e che democrazia aveva in mente il Presidente del Consiglio? Ecco perché la straordinaria partecipazione, e noi ne siamo assolutamente fieri anche di aver dato un contributo in termini di mobilitazione, di militanza nel girare appunto i comuni, e siamo felici che i cittadini abbiano capito e abbiano compreso. I cittadini sono molto più maturi e molto più informati di quello che si possa e di quello che qualcuno possa pensare. Bene, io penso, insomma, ecco, adesso cerchiamo, come dire, di fare il qualcosa di diverso, no? Almeno noi, perché l'impressione che si ha, e questo io lo chiedo subito a Michele, l'impressione che si ha è che scorrendo un po' i nuovi canali di informazione e di comunicazione, ecco, per capirci soprattutto i social, no? Lì vai a vedere e a capire delle cose, però anche leggendo per bene alcuni comunicati che pur ci sono arrivati, no? Ecco, noi eravamo abituati, come dire, al giorno dopo delle elezioni, di eventuali elezioni, ha una sorta di analisi del voto, no? Il cosiddetto analisi del voto, in cui ci si interrogava, ecco, io voglio prendere proprio in prestito la parola usata da Davide perché mi sembra quella più pertinente in questo momento, ecco, ci si interrogava su che cosa era successo, no? Più che come dire, analizzare il dato, si analizzava un po' il comportamento, quindi le dimensioni, quello che avevano portato a quel dato, e quindi si vedeva di fare un po' il punto della situazione. Questa volta l'impressione che si ha è che, e appunto io ti chiedo, Michele, proprio di dare, come dire, di sottolineare se eventualmente anche tu percepisci questo aspetto, anche voi naturalmente, perché la domanda rivolta a Michele è rivolta a tutti e tre. Sembra che non ci sia assolutamente un interrogarsi, cioè sembra che dalla parte, diciamo, del Comitato per il Sì soprattutto ci sia il senso di trovare non più neanche più le scusanti, no, ma di come dire, e quasi sembra che i dati siano ribaltati.
Il 13 milioni di voti diventano un valore importante e quindi diventa, come dire, diventano quasi tecnicamente più importanti dei 19 milioni di coloro che hanno votato no. E si resta molto su quegli elementi che sono stati propri dell'ultimo periodo della campagna elettorale, cioè quella accozzaglia è diventata giurmaglia, è diventata difficoltà, è diventata, come dire, è ribaltata, no? È rinviata al comitato per il no per dire: ecco, voi dovete fare i conti con una composizione all'interno dei comitati, quindi all'interno dello schieramento del no, che esce fuori, come dire, da un aspetto di normalità, ma è un fatto talmente straordinario perché tra di voi ci sta Brunetta, ci sta Salvini, ci sta Casapound, ci sta una serie di altre situazioni. Quindi io ho notato, almeno questo, una sorta di negazione del fatto, un'analisi completamente interrotta, cioè nel senso che non è partita un'analisi corretta, ed assolutamente un non volersi interrogare su quello che diceva Davide, che mi sembra la cosa più importante e più pertinente che ci sia, cioè interrogarsi sulle cause che hanno portato non solo i giovani, ma tante persone, 19 milioni di persone, che hanno portato a dire no. E l'ultimo dato è questo fatto, che comunque un referendum che ha recuperato al voto veramente tantissime persone che erano oramai degli anni che erano completamente disaffezionate a partecipare alle competizioni elettorali. Mi sembra che, insomma, Per interrogarsi bisognerebbe saper fare autocritica. E purtroppo siamo stati abituati in questi mesi e direi in questi anni a un modo di fare politica sloganistico, non analitico, in cui veniva descritto un paese che non esisteva solo per fare audience, un modo spettacolaristico di fare politica. La politica deve risolvere in maniera seria i problemi del paese. Sembrava quasi che questa classe dirigente fosse più interessata, come dire, ad apparire in maniera presentabile più che a fare cose presentabili, oltre che a portare avanti persone presentabili, lasciamo perdere. Su questo mi viene in mente il riferimento alla nostra vicina e cugina Regione Campania, che ha dato uno schiaffo enorme a questo modo di procedere. Su questo bisognerebbe riflettere. Ecco, io mi verrebbe da dire: 13 milioni adesso si pensa siano del PD, questa è l'analisi che fanno, invece di interrogarsi sulle cause di questo, precipitarsi al voto di persone che forse spesso negli anni passati non hanno votato, ci si arrocca su questo numero, 13 milioni. Vorrei ricordare che non più di mesi fa venivano derisi i 13 milioni di cittadini che ci si sono recati alle urne per votare sulle trivelle. Sì. E quindi un minimo di doppio pesismo io lo vedo in questa situazione. Certo. E mi sembra anche una modalità che deriva dal fatto che questa politica, questa classe dirigente, non è lì per risolvere i problemi dei cittadini, è lì per mantenere se stessa. E questo è stato un voto contrario anche a questo, perché se la classe dirigente avesse come primo cruccio la mattina quello di alzarsi per vedere come risolvere i problemi delle persone, si sarebbe anche capaci di fare autocritica. Invece loro sono i protagonisti personali della vita politica, senza portare delle idee. Quando si portano delle idee si può anche dire: io ho sbagliato, voglio fare il meglio. Invece la maggioranza di questa classe dirigente, secondo me, è lì per mantenere se stessa, e questo è anche un aspetto che va ribaltato. Volevo solo richiamare, e poi chiudo su questo, rispetto alla volgarità, perché io cose come queste vorrei che nel mio paese non succedessero mai più. Questa è la lettera che è arrivata a tutti noi a casa. Bella spesa di soldi del PD, ma che comunque sono soldi pubblici, cioè il PD non è che li prende così non li trova per terra, li prende dai rimborsi, da qualche parte. Allora,
Qua c'è la pagina dei buoni, il sì, c'è questo Berto Barbieri imprenditore, Luca Romano studente, Federica Passarelli studentessa, Letizia Gordoni Coldiretti, eccetera, eccetera. Qui ci sono i buoni. E qui in nero ci sono i cattivi, che sono quelli del no. Ditemi voi se questo è un modo responsabile di spendere i soldi pubblici. E una modalità di per sé, secondo me, deprecabile, ma in particolare la cosa che mi ha fatto male personalmente è vedere una persona di questo livello, Gustavo Zagrebelsky, che è un intellettuale, oltre che un servitore delle istituzioni, ovviamente, di questo livello, ecco, vederlo messo tra i cattivi è una cosa che mi ha fatto molto male, soprattutto da parte di chi dovrebbe imparare da queste persone. E quindi invece vorrei far solo notare quella che era la nostra campagna anche sloganistica, perché sui volantini è chiaro che non puoi scrivere un testo, ecco, mi sembra molto più rispettoso, senza foto, senza nomi, c'è una vignetta, ci sono messaggi anche forti e critici, ma mai personalistici e irrispettosi delle persone dell'altra parte. Quindi io vorrei che nel mio paese da oggi in poi si imparasse questa lezione, mai più questa modalità. E poi sul merito io vorrei dire che noi vogliamo un cambiamento profondo in tanti modi, perché siamo variegati, il nostro comitato è vero prevalentemente aveva movimenti di sinistra, ma ha collaborato proficuamente con il Movimento 5 Stelle, aveva anche una componente cattolico-liberale al proprio interno e quindi diciamo che abbiamo visioni diverse anche rispetto al cambiamento della società, però tutti eravamo uniti da una idea e da una consapevolezza. Per una fortuna, per una congiuntura astrale, per quello che volete voi, noi ci troviamo oggi in un paese in cui è quasi tutto maceria, tranne la legge fondamentale. Cioè la legge fondamentale, che è stata creata in un periodo felicissimo dal punto di vista della produzione della Repubblica, si usciva dalla guerra e i migliori giuristi si sono messi a creare una Costituzione forse la più bella del mondo, questa Costituzione è lo strumento per il cambiamento. È su questo che non ci trovavamo d'accordo nel merito con i sostenitori del sì e anche con i cittadini che hanno votato sì, a cui mi voglio rivolgere adesso, non con vena critica, ma con, come dire, tendendo una mano, dicendo noi crediamo che questa Costituzione possa aiutare il cambiamento nel nostro paese, perché è una Costituzione che guarda al più debole sin dal suo primo articolo. Quando si dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, non significa porre in contrasto il lavoratore dipendente e l'imprenditore, significa la Costituzione è rivolta ai cittadini che per vivere hanno bisogno di lavorare, come dice un attuale sindacalista molto famoso e stimabile, Maurizio Landini, in Italia. La Costituzione si rivolge a queste persone e quindi sono queste le persone che hanno più bisogno di cambiamento, e la Costituzione da oggi, secondo noi, deve essere vista come un formidabile strumento di attuazione di questo cambiamento e di queste richieste sociali. Carangi, naturalmente, ecco, restiamo sì. Su questo, proprio questo ambito, cioè tenete presente questa domanda che ho fatto se a Michele, posso, che riguarda pure a voi. Sì, gentilmente, se posso dire qualche altra cosa. Certo. Michele diceva ci sarebbe bisogno di un'autocritica da parte di qualcuno, dei fautori del sì, eccetera. Essendo un po' ottimista come auspicio, in che senso? Per fare un'autocritica bisognerebbe avere anche gli strumenti per arrivare a farlo. E io penso, e lo dico con... non con gioia, ma con molta tristezza e anche preoccupazione. Io credo che in Italia, ma in generale, in Occidente, nei sistemi democratici che sono purtroppo in crisi, le classi dirigenti questa capacità, voglia e soprattutto gli strumenti per fare autocritica ormai non ne hanno. I dati che vengono fuori non solo da questo referendum
italiano, ma in generale da quelle che sono le tendenze di fondo che vediamo nelle società occidentali, sono ben altri dati. Le classi sociali dominanti vivono una situazione davvero di arroccamento. Sono chiuse, sono impermeabili, ma questo impermeabile a quelli che sono le esigenze, i bisogni, le frustrazioni, i diritti mancati di larghissima parte della società. E questo è un processo che va avanti già da qualche decennio, voglio dire. Io non voglio andare ai tempi del referendum del 78, quando io giovanissimo raccoglievo le firme per l'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti, insieme alle pattuglie dei radicali e di Democrazia Proletaria, ma anche più recentemente parliamo di tutti i fenomeni e i movimenti che si sono creati intorno al tema della globalizzazione, il modo come si è fatto. Queste classi dirigenti hanno dato una risposta puramente repressiva, addirittura in alcuni casi, Genova in Italia, è stata una risposta addirittura terroristica. Da questo punto di vista sono molto pessimista rispetto alle classi dirigenti, e invece sono sicuramente più ottimista, diciamo così, molto più, e questo referendum ci ha dato una mano in questo senso, perché a mio avviso il senso profondo di questo referendum, e basta vedere il dato dell'affluenza rispetto alle elezioni recenti, regionali, locali, anche le politiche che spesso sono vissute dai cittadini, dato il sistema elettorale e il sistema in generale politico dei partiti sempre più escludenti e votano sempre meno, abbiamo avuto l'effetto contrario. Bene, noi posso dire, per andare anche su questioni anche locali, e ringrazio anche per le parole che sono state spese per il risultato della provincia di Isernia, voglio ricordare che noi come comitato non abbiamo fatto soltanto un lavoro su quella che è la questione di merito, diciamo, sul discorso la difesa della Costituzione e quindi la questione democratica e delle istituzioni che devono essere equilibrate, ma abbiamo fatto anche dei discorsi sociali. Il no che noi abbiamo portato avanti come comitato è in maniera larga, appunto, non era solo movimenti, associazioni, partiti più o meno di sinistra, eccetera, era sicuramente più largo, a partire da una serie di problemi che noi abbiamo affrontato e abbiamo agitato anche nel corso della nostra campagna elettorale in provincia di Isernia. Noi abbiamo parlato delle grandi opere, che sono uno spreco ed uno sfruttamento del territorio, abbiamo parlato quindi dell'8-0, abbiamo parlato del lavoro che non c'è, delle fabbriche della nostra zona che chiudono, chiedendo cosa c'entra la Costituzione con questo. Certo. Abbiamo parlato della sanità, che non è vero, con quella proposta si sarebbe avuta una sanità uguale in tutta Italia, le bugie sono state respinte. Abbiamo parlato dei cantonieri, per esempio, non a caso noi ci stiamo scontrando ancora con un muro, io faccio parte insieme ad altri del comitato che appoggia i cantonieri di sé, con un muro rappresentato dal presidente della provincia, non eletto da nessuno, e che da mesi sta negando il diritto a lavoro di 35 persone in maniera inopinabile, fregandosene, scusate il termine poco elegante, delle esigenze di questi lavoratori e dei diritti di questi lavoratori e delle leggi che prevederebbero la loro assunzione. E non a caso il presidente della provincia di Isernia, che nega tutto questo, era il capo del comitato del sì. E quindi abbiamo legato le questioni della democrazia alle questioni sociali e abbiamo avuto una risposta largamente positiva. Ecco, Davide Vitiel, restiamo sullo stesso ambito. Sì, per quanto riguarda, ecco, la capacità, diciamo, di fare autocritica, ecco, io la penso come Michele e la penso come Celeste, e credo che il PD, in particolare la parte, diciamo, che sostiene attivamente Renzi, ha sostenuto anche il sì alla riforma costituzionale, stia continuando a sbagliare strada. Cioè, non si può dire che 13 milioni
quanti sono? 13 milioni di voti, siano ora, voglio dire, voti da cui ripartire per riproporre, ecco, anche un eventuale governo Renzi bis, perché pure questa potrebbe essere la possibilità, o perpetrare l'azione di governo che ha portato appunto a questa riforma, che giustamente è stata non solo contestata ma è stata anche bocciata da larga parte dell'elettorato. E credo appunto che non ci sia proprio la cultura di confrontarsi nel merito, anche perché insomma abbiamo visto qual è stata la campagna pubblicitaria, no? La campagna elettorale che ha fatto il sì, e che evitando di entrare nel merito di una riforma che chiaramente peggiorava le condizioni e stravolgeva l'assetto istituzionale, l'assetto anche sociale del Paese, si faceva riferimento anche alla sanità. Questa riforma avrebbe avuto l'unica conseguenza di indebolire ancora di più il sistema sanitario delle piccole regioni come la nostra. Non è una scoperta, insomma, fantascientifica, è la realtà. Avrebbe chiaramente premiato le regioni più grandi a danno delle regioni più piccole, anche dal punto di vista della sanità. E così anche in altri settori, penso all'ambiente, penso al territorio, la distribuzione di energia, no? Anche questo abbiamo chiaramente contestato, perché noi crediamo che invece nel nostro territorio si debbano rilanciare cultura, turismo, enogastronomia, e tu lo sai, direttore, quanto ci stiamo sforzando anche in questa regione di farlo. E quindi, ripeto, i cittadini hanno capito. Dall'altra parte invece siamo stati accusati noi come quelli che volevano difendere la casta, cioè la casta politica è la massima espressione, un presidente del consiglio che ha 44 anni ma che ha vissuto solo di politica nella sua vita perché non ha mai lavorato, accusava i sostenitori del no di essere i servitori o i fautori della casta. Ecco, anche sull'aspetto relativo alle indennità, diciamo, dei consiglieri regionali, dato che noi non abbiamo nessuna voglia e necessità anche di coprire consiglieri regionali che hanno votato no dicendo di voler difendere la Costituzione, allora noi chiediamo e facciamo un appello anche ai consiglieri regionali del Molise: date una dimostrazione fattiva che avete votato no per difendere la Costituzione, non le vostre indennità, e riducetevi le indennità. Date un segnale anche al governo Renzi, che ha bistrattato, il premier Renzi ha bistrattato il Molise in più occasioni, in tutti i più grandi media nazionali ha parlato male della nostra regione e in particolare dei consiglieri regionali. Datelo questo segnale, datelo alla popolazione, ma datelo anche a Renzi, e date un segnale soprattutto ai cittadini molisani e alla stragrande maggioranza di cittadini molisani che soffre mancanza di lavoro. Mi fa piacere che Celeste Carangi richiama il problema dei 35 cantonieri, ma le vertenze irrisolte in questa regione sono tantissime, non se ne parla più di molte di queste. Perciò noi chiediamo ai consiglieri regionali di farla, di dare un segnale in questa direzione. Scusa, ecco. Per giustizia, io sono d'accordissimo, lo chiediamo a 18 su 20, perché due, esatto, già lo fanno, giusto, Antonio, giusto. E Patrizia, certo. Si fa un saluto. Allora, io vi devo possono fare da domani, potrebbe essere il primo effetto, c'è del referendum. Chi lo fa da ieri, sulla regione Molise, parlo della maggioranza, naturalmente. Io vi chiedo un minuto di pazienza per un break pubblicitario, ma torniamo subito nei nostri studi. Eccoci di nuovo nei nostri studi con Michele Baroni, Celeste Carangi, Davide Vitiello. Allora, fermo restando che io avevo posto come appunto, no, a volo la parola lavoro, perché io credo che sia, come dire, di fondamentale importanza. Fermo restando che ho documentato spesso e volentieri il percorso detto da Celeste, che almeno nel Molise il Comitato per i No ha posto molto la sottolineatura sul piano del sociale. Devo dare atto, insomma, ai comitati che nelle,
nelle varie iniziative si è parlato molto di situazione complessiva del Molise come elemento sociale, si è parlato molto di problemi del lavoro, si è parlato molto di aria, no? Di aria di difficoltà, perfino del percorso dell'area di crisi che poteva sembrare, insomma, come dire, un momento di fattibilità. Quindi non vi siete limitati, vi devo dare atto che non vi siete limitati a quel famoso sì e no e basta, to work. Ecco, devo, come dire, chiedervi una cosa che non è piacevole molto. Le parole d'ordine che sono scattate moltissimo in questi ultimi tempi della campagna elettorale sono state dimensioni di presunzione, di arroganza e di supponenza. Per tante ragioni, queste sono le cose che venivano, come dire, dagli ambiti, no? Della discussione, almeno dalla discussione generale. Non certamente dai comitati per il no, ma come dire, negli ambiti, ecco, si carpiva questo tipo di dimensione. Allora, in questo punto, no, quando diamo la pubblicità, generalmente separiamo i due aspetti. Ecco, l'aspetto dell'analisi adesso è l'aspetto un po' delle proposte. Io ve lo chiedo in termini molto chiari, insomma, aver avuto un merito molto forte, importante, quello di aver riportato al voto tanti cittadini, di aver costruito anche una nuova affezione, voglio dire, no? A prescindere dalla ciurmaglia e dalla cozzaglia. Insomma, ecco, credo che la gente che è andata a votare, che si era andata a votare, ha dato dei segnali, no? Ha voluto comunicare qualcosa. E allora io vi chiedo che cosa vi ha comunicato, cioè quali sono state le vostre percezioni, no? Rispetto proprio a questo fatto, al fatto di aver visto un aumento sostanziale di persone che ha partecipato. Anche quando li avete incontrati, ve lo voglio dire, probabilmente se li incontravate qualche mese fa durante le elezioni avreste trovato sicuramente meno gente ad ascoltarvi, su questo ve lo voglio dire perché sono stato testimone comunque anche degli incontri delle passate elezioni. E allora io vi chiedo proprio a tutte e tre cosa fare per non disperdere, insomma, questo consenso, e quali sono le iniziative in campo, cioè cosa pensate che siano le iniziative in campo, naturalmente legandole con i territori, ma anche con il paese, insomma, con quello che state vedendo, che sta succedendo nel paese. Io rinizierei proprio con questi elementi. Michele. Dunque, io credo che la straordinaria partecipazione, soprattutto voglio dire alle nostre iniziative che sono state sempre molto sentite, eccetera, sia dovuta principalmente al fatto che nel nostro comitato, nella nostra organizzazione, erano presenti persone che principalmente non avevano, né molte volte avevano avuto, dei incarichi istituzionali o che non... come dire, che si sono iniziate ad impegnare pubblicamente da questa battaglia e che quindi non avevano, come dire, non potevano prestare il fianco a, come dire, maldicenze oppure a pensieri dietrologici, cioè ha fatto molta impressione secondo me la mobilitazione di cittadini, cioè si sono mobilitati i cittadini e quindi secondo me molti si sono chiesti ma forse la questione è grave veramente, certo. Perché non c'erano interessi diretti politici dietro a questo nostro impegno. Quindi questo dal punto di vista della partecipazione. Come fare per non disperdere? Io ho un mio pensiero personale, credo, avendo conosciuto un po' i compagni di viaggio, possa essere condiviso. Io penso che il nucleo sia
nella visione della rappresentanza politica. Come la intendiamo la rappresentanza politica? La intendiamo come un mezzo per fare il governo o come un mezzo per far esprimere tutte le istanze sociali? Questo è il punto, secondo me. Cioè, se noi vediamo la storia del nostro paese, negli anni in cui come dire, c'era un sistema politico di tipo proporzionale, la partecipazione era amplissima, perché tutti quanti avevano il modo di poter vedersi rappresentati all'interno delle assemblee elettive dal proprio movimento, dal proprio partito. Quando è che è iniziata a calare la partecipazione, dal mio punto di vista? Dall'introduzione di sistemi maggioritari. Questo è il punto. Allora, io penso e credo che lo condividiamo questo punto. Non si può governare il paese senza il consenso dei cittadini. Cioè, il problema della governabilità non può non passare attraverso la richiesta di consenso. Io mi presento ai cittadini, ho una proposta, ho delle istanze da portare. È chiaro che non posso pretendere di andare al governo se non ho il 50% più uno dell'elettorato. Se non ce l'ho, io ho il dovere di cercare una sintesi con le altre forze politiche. Questo è il punto da cui partire. E lo si è fatto per tanti anni della Repubblica, tanti anni in cui si è anche cresciuto, il nostro paese è anche cresciuto. Io sento nel dibattito pubblico che la parola sistema proporzionale è quasi un tabù. Se tu lo pronunci sei quasi da mettere in manicomio, sei un matto. Ma invece io penso che proprio da lì bisogna ripartire, perché se i cittadini non si sentono rappresentati dalle forze politiche, o non votano, oppure si lasciano consolare e confortare dai populismi. Allora dobbiamo far sì che tutti i cittadini italiani, e il popolo italiano è un popolo plurale e variegato, possano sentirsi rappresentati nel Parlamento. Il problema del governo e della governabilità è un problema che va risolto a livello di forze politiche. Questo, secondo me, è il centro, e questa è la dimensione anche dal mio punto di vista della proposta che noi facciamo. Torniamo a un sistema che garantisca la rappresentanza. Garanzi. Sì, allora, questa è una bella domanda, Giuseppe, ma è una domanda a cui, che ha bisogno di una risposta che è molto molto impegnativa, perché noi abbiamo un'arretratezza, come si accennava prima, come abbiamo detto in qualche modo tutti e tre noi, anche in questa, e come stiamo dicendo in questa trasmissione, c'è un distacco tra la società e il ceto politico che è quasi incolmabile, e che questo referendum ha certificato di nuovo per l'ennesima volta. Però non vorrei che si rifacessero gli errori del passato. Alla domanda che cosa fare? Dopo il 2011, cioè dopo la vittoria sul referendum per l'acqua, che in qualche modo, anche se non era così drammatico rispetto a questo sulla Costituzione, però si sono riproposti, come dire, degli schieramenti che hanno avuto un reverbero anche su questo referendum. Là più che altro c'è stato davvero il tentativo di non di mettere la sordina su quella questione, sulla questione dei beni comuni che vanno difesi, al di là dell'acqua, tutto il discorso sulle privatizzazioni, sì, certo, no, in sì, che modo, eccetera, eccetera. Quel referendum lo vincemmo in un modo davvero, come dire, è stato strepitoso quel risultato, perché dovevamo raggiungere il quorum in quel caso. La forza di quel referendum fu proprio nel fatto che muovemmo i comitati, le persone, i cittadini in tutti quanti gli ambiti territoriali interessati alla questione. Purtroppo dopo quel referendum non c'è stata la messa, non c'è stata la sintesi, non si è creato un soggetto, cioè, che andasse a raccogliere quelle istanze che erano venute fuori in maniera prepotente.
Io mi ricordo un'indagine demoscopica, un sondaggio in cui si chiedeva ai cittadini italiani se preferivano sanità privata o pubblica, acqua bene pubblico o privato, trasporti, scuole, cioè in che modo volevano che gestissero questa cosa. La stragrande maggioranza dei cittadini era, ed è a mio avviso, per il bene pubblico su tutta una serie di beni comuni. Ma questa, raccogliere questa istanza, queste esigenze dal profondo della società, non è stato fatto. Molti hanno scelto di mettere le energie e il loro peso politico all'interno di un meccanismo di centro-sinistra che ormai era sordo a queste esigenze, geneticamente modificato non da oggi ma già da qualche anno fa. Noi dovremmo fare qualcosa di diverso, di molto diverso oggi, se vogliamo che questo risultato abbia un reverbero per il futuro, avendo come faro la Costituzione. Quindi allargare a tutte le forze sociali e culturali che si riconoscono nei principi costituzionali, battersi per una legge proporzionale, proporzionale puro, perché, come si accennava prima, è l'unico modo per riportare i cittadini alla partecipazione, farli coinvolgere, perché sentono proprio il loro destino nei loro rappresentanti, e avere come base di un nuovo soggetto plurale, politico, sociale, culturale e sindacale, il lavoro, l'ambiente, i diritti, la democrazia e la questione morale. Questo dovrebbe essere quindi la prima lotta per la legge proporzionale subito. E chiudo dicendo solo una cosa: noi a primavera avremo un primo banco di prova su queste questioni qua, perché ci saranno dei referendum sulle questioni sociali, cioè sul Jobs Act, sulla questione degli appalti, sulla questione dei voucher, importantissime. Purtroppo non ci sarà sulla buona scuola, non si sono raccolte le firme, c'è stata qualche mancanza sulla quale qualcuno dovrebbe fare autocritica, ma le tappe per arrivare ad un soggetto che raccolga tutte queste istanze e che crei una coalizione, prima sociale, prima ancora che politica, ci sono tutte. Ci vuole un po' di buona volontà e, dico, lungimiranza e non personalismi, di cui siamo tutti stanchi. Vediamo. Sì, ovviamente concordo con quello, in pieno con quello che è stato detto. Infatti. Concordo in pieno, però vorrei porre l'accento. Ecco, tu dici giustamente di non disperdere il patrimonio di voti. Noi non è che siamo chiaramente depositari in un certo assolutamente, senso. Noi, sì, ripeto, abbiamo dato un contributo, lo abbiamo dato a titolo volontario, mettendoci risorse proprie, mentre altri disponevano di centinaia, di migliaia di euro, se non di milioni di euro che hanno utilizzato appunto per fare quella campagna elettorale che abbiamo visto è stata bocciata dall'elettorato. Io dico però una cosa, attenzione, un elemento di riflessione. Noi, questo voto ci consegna una spaccatura, in un certo senso, tra generazioni, un conflitto generazionale, perché abbiamo visto che mentre c'è una straordinaria partecipazione dei giovani che oggi non hanno, sono quelli che non hanno più nulla da perdere in quanto esclusi appunto dalla vita occupazionale, produttiva, no? Abbiamo visto anche i dati Istat dei giorni scorsi, addirittura i giovani oggi sono più poveri non dei loro padri, dei loro nonni che hanno fatto la guerra, quindi è chiaramente il dato della povertà e in particolare un dato che riguarda soprattutto loro e soprattutto nel mezzogiorno del paese. Quindi l'Istat ci fotografa appunto una realtà dove la diseguaglianza aumenta sempre di più, aumenta sempre di più il divario tra il mezzogiorno e le regioni del nord, e da questo voto noi abbiamo una spaccatura tra
gran parte dei giovani che si rifugia in un no, che è un no contro il sistema, contro un sistema di governo liberista che ha causato ovviamente l'aumento della povertà, 4 milioni e mezzo di poveri in Italia, un aumento anche nell'ultimo anno, 11 milioni di persone che rinunciano a curarsi, che rinunciano alle cure perché vengono tolti i servizi sul territorio, perché vengono chiusi gli ospedali, perché non ci sono i livelli essenziali di assistenza. E poi abbiamo invece dall'altra parte una forbice, una fascia dagli over 50 in su che ha paura forse di un possibile nuovo, un vento nuovo, e allora cerca di proteggere in parte, non parlo di tutti, parlo di una parte, cerca di difendere rendite di posizione, cerca di difendere privilegi acquisiti. Quindi già questa è una frattura che chiaramente noi dobbiamo cercare di ricomporre, ma una frattura che deriva chiaramente da quel sistema di potere che ha accentuato le diseguaglianze e ha creato praticamente due Italie all'interno di uno stesso paese. L'aumento delle diseguaglianze è chiaramente la prima forma, l'elemento negativo che noi dovremmo combattere, anche come comitato del no, che ha difeso la Costituzione, ha contribuito a difendere la Costituzione, ma ora deve anche lottare per far sì che la Costituzione venga applicata nei principi fondamentali. E questo credo che è un impegno che noi dobbiamo portare avanti come Comitato del No, anche in vista dei prossimi appuntamenti referendari che Celeste chiaramente citava, l'aumento dei voucher, l'abolizione dell'articolo 18, sono cose che ha fatto il centro-sinistra e che se avesse fatto Berlusconi ci sarebbero state manifestazioni di piazza tutti i giorni, ma le ha fatte il centro-sinistra e le hanno fatti questi governi. E per questo oggi la sinistra o pseudo-sinistra, il PD, è perdente in mezzo alla gente. E dovunque si perpetra questo sistema verrà bocciato dai cittadini, o meglio, verrà bocciato da chi oggi sta male, e sono la gran parte dei cittadini. Ecco, il senso era proprio questo, cioè quello del a volte, insomma, come dire, si raggiunge il risultato, il referendum è chiuso, il comitato per il no dà l'impressione di vabbè, abbiamo svolto il nostro compito e ci separiamo, no? ci salutiamo. Cioè io credo che questo referendum sia stato diverso anche in questo, cioè la partecipazione, gli incontri che voi avete fatto, i cittadini che avete intercettato, i giovani, i meno giovani, cioè sono tutte persone che, secondo il mio modo di vedere, ecco, questo è perciò vi facevo questa domanda, si sono riavvicinati a una sorta di analisi anche personale, si sono anche guardati dentro di loro, perché la scelta tra il no e il sì questa volta è significato anche fare una sorta di esame di coscienza, no? Personale, cioè avere un senso di dire io come mi colloco, dove sto. E quindi ecco, insomma, l'invito era quello, come dire, quantomeno di continuare una sorta di dimensione di discussione e di impegno per quelle cose che diceva Davide, che secondo me sono indispensabili. Cioè abbiamo difeso la Costituzione, ecco, il comitato, no? Ha difeso la Costituzione, ora si tratta di far diventare questa Costituzione di applicazione forte e di quantomeno, ecco, come dire, rianalizzarla per bene, per cercare di quello che i nostri padri costituenti dicevano, cioè la possibilità anche di migliorarla su alcuni aspetti, perché sicuramente alcuni aspetti devono essere, come dire, resi più moderni, attuali, no? Rispetto a prima. Quindi questo era un po' il senso. Allora, siccome siamo arrivati alla fine, naturalmente ci aggiorniamo su quelle che sono poi le iniziative future, però ecco, chiudiamo nel senso finale generale un po' della trasmissione, che è quella di dirvi un po' le cose, le comunicazioni che fate direttamente ai nostri telespettatori. Sono lì, cioè, ma voglio dire, che cosa gli vogliamo dire alla fine di questo percorso che è stato, secondo me, anche faticoso per quanto vi riguarda. Allora, Michele. Ancora grazie, perché da oggi possiamo vivere in un paese in cui c'è una prospettiva di maggiore ottimismo. Ecco, questo, secondo me, il no ha dato prova di ottimismo.
ottimismo verso il popolo italiano, io non ne avevo dubbi, però vista la sproporzione di mezzi, la occupazione coatta degli organi di informazione, il dispiegamento di forze da parte della grande finanza internazionale che ci ha impaurito, ecco, nonostante tutto questo, questa è l'analisi che io consiglierei ai portavoce dei comitati dei sì, nonostante tutto questo 19 milioni di italiani hanno detto no, e quindi dimostrando con ciò che siamo un popolo libero, non perché chi ha votato sì non l'abbia fatto in libertà, per carità, ma certamente chi ha votato no è stato messo nelle condizioni di avere più paura di chi votava sì. E quindi sono fiero in questo momento di essere italiano, di far parte di questo popolo che ha dimostrato la sua dignità e la sua libertà. E voglio dire questo: noi ci siamo tanto impegnati, abbiamo fatto anche esperienze personali. Io personalmente ho conosciuto tante persone, amici, compagni che non conoscevo, e quindi per me anche personalmente è stata un'esperienza bellissima, di cui ringrazio chi mi ha dato la possibilità di partecipare in questo modo, e quindi c'è un gruppo, ecco, c'è una rete di relazioni che comunque vada, resta. Noi siamo ormai in contatto continuo, per cui le forme di impegno futuro io non le conosco, ma so che un impegno futuro sociale ci sarà. Saremo presenti, attenti in tutte le future battaglie, con la consapevolezza che quella fondamentale l'abbiamo condotta e l'abbiamo portata a compimento in maniera proficua, e tutte le altre parimenti importanti sui singoli temi, il lavoro, i beni pubblici, la sanità e tutta un'altra serie di battaglie, noi personalmente, come gruppo, come rete di relazione, ci saremo. Diremo la nostra, perché viva Dio siamo una democrazia pluralistica, cioè una democrazia in cui tutti hanno modo di dire la loro, anche le minoranze. Oggi siamo maggioranza, noi del no, no, siamo diversi al nostro interno, però siamo stati maggioranza insieme ad altri, ma credo che un paese in cui anche le minoranze hanno modo di far sentire la propria voce sia un paese più giusto, e noi per questo abbiamo combattuto e continueremo a combattere. Ci resta. Allora, io vorrei chiudere in maniera un po' diversa, come sì. Dire, io vorrei ringraziare Renzi e Boschi, ma no, lo dico un po' ironicamente, naturale, ma anche davvero perché io devo dire che nel corso degli anni, io l'avevo letta la Costituzione sia a scuola anche dopo, eccetera. Poi, nel corso degli anni, durante il corso di varie battaglie, iniziative che ho sempre fatto insieme ai miei compagni di sempre, insomma, ogni tanto la Costituzione si andava a riprendere, questo articolo, quell'altro, eccetera. Non l'avevo riletta nella sua interezza da molto tempo, quindi ringrazio chi mi ha dato la possibilità, avendo io la responsabilità poi di spiegare anche ad altri, insomma, io non sono un costituzionalista, quindi ho dovuto studiare in questo periodo e ho avuto modo di apprezzare ancora di più il valore di questo libretto, che io consiglio a tutti di leggere, di rileggere, è molto bello, è facile da leggere, anche non è lunghissimo, okay? Ma soprattutto è pieno di contenuti. E quindi, diciamo, questo deve essere il faro, insieme a tante altre cose naturalmente, perché la Costituzione non è una Bibbia, noi siamo dei laici, e quindi è un punto di riferimento importantissimo per la democrazia nel nostro paese, che deve essere punto di riferimento anche per le prossime battaglie che faremo. Quella della difesa della Costituzione era una precondizione assolutamente necessaria, però indispensabile, per poter fare poi dei passi successivi, che io mi auguro. Michele diceva che si sono create anche delle nuove relazioni, anche dei soggetti, anche individualità nuove sono uscite fuori, personalità, anche nella nostra regione è stato positivo questo referendum, anche da questo punto di vista.
scusate, anche da questo punto di vista, spero, credo e lavoreremo per, non solo per mantenere queste relazioni, ma per allargarle e soprattutto cercando di dare un senso e una prospettiva, dicevo, sulle battaglie che, di cui accennavo prima. Di nuovo, grazie a tutti quanti. Diciamo, scusa, diciamo che adesso abbiamo ringraziato Renzi, la Costituzione l'abbiamo conosciuta, può bastare così, non abbiamo bisogno su questo di abbiamo dato abbiamo per dato conoscerla. Allora, grazie, ma può bastare. Davide, vi dirò a te la chiusura. Sì, tu dicevi che abbiamo passato, è stato faticoso, è stata un'esperienza faticosa. Per me è stato il mese, l'ultimo mese è stato il più bello della mia vita, forse perché ho avuto l'opportunità di girare in lungo e largo tanti comuni del Basso Molise, di incontrare tante persone sensibili, associazioni, movimenti, anche i partiti, perché ci sono dei partiti che si sono mobilitati a partire appunto da Sinistra Italiana. Il Movimento 5 Stelle ha dato un grande contributo alla vittoria del no, anche una parte del PD, giustamente, che poi è il partito peraltro al quale provengo. No, però qui va secondo me una parte cioè, volare assolutamente hanno avuto coraggio assolutamente. E ha ragione appunto, in tal proposito volevo ringraziare in particolare la Fondazione Don Lorenzo Milani nella persona anche di Marcella Stumpo, che a Termoli è stata attivissima. Abbiamo chiuso insieme la campagna elettorale in Piazza Monumento, una serata freddissima ma bella perché c'è stata la partecipazione di tanti amministratori, i consiglieri comunali di Santa Croce di Magliano, Giovanni Gianfelice, Antonio Martino, Enzo Rosati, Montenero di Bisaccia, il consigliere Nicola Palombo, Nicola D'Ascanio, le associazioni, l'Altra Guglionesi. Noi siamo andati lì con il camper della legalità una mattina in piazza, è stato bellissimo, ci hanno accolto in modo veramente incredibile, la gente ha partecipato, l'OML ovviamente, l'Osservatorio Molisano della Legalità, che ha messo a disposizione il camper gratuitamente sul quale noi abbiamo potuto anche girare il territorio, l'Associazione Culturale Enrico Berlinguer che a Termoli ha messo a disposizione la sede, volontariamente ci ha dato un punto di riferimento importante. Ieri abbiamo lì fatto un'iniziativa proprio per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, veramente sono tanti, forse rischio di dimenticare qualcuno, però l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, e a rischio esattamente anche la FIOM CGL, anche la Cozzaglia, diciamo che abbiamo messo insieme una rete che chiaramente noi non vogliamo assolutamente disperdere, ma certo. Proprio per questo abbiamo sempre detto, per noi il referendum non è un punto di arrivo ma un punto di inizio per costruire insieme una proposta anche di alternativa a questo sistema che chiaramente noi abbiamo contrastato. Le proposte noi chiaramente le abbiamo, cioè l'Esse diceva ripartire dal territorio, ripartire dall'ambiente, ripartire dal paesaggio anche in questa regione, e chiaramente il nostro lavoro insieme anche con l'amico Roberto Colella e con tante associazioni sta andando proprio in quella direzione, costruire anche un Molise diverso. Noi ci siamo e penso che anche questa rete che abbiamo creato per il referendum debba continuare e continuerà su questo lavoro. Grazie. Bene, io vi ringrazio, ripeto, naturalmente seguiremo le iniziative perché ci sembrano, come dire, quantomeno interessanti, e naturalmente per quanto ci riguarda come Molise di vitale importanza, perché è la dimensione della partecipazione quella che ci interessa di più, e l'impressione che si ha che subito dopo questo referendum, ecco, la richiesta da parte dei cittadini è proprio quello, no? partecipare molto di più senza essere usati, io uso questo termine, ingannati, assolutamente. Quindi grazie a Celeste Carangi, grazie a Michele Barone, grazie a Davide Vitiello e naturalmente grazie ai nostri telespettatori. A presto.